E ciao a tutti ragazzi, ecco la continuazione del video precedente. Ecco come si presenta l'app Realme Link. Qui potete andare ad aggiungere i dispositivi, potete mettere, ecco, Realme Watch S Pro è la versione dopo, e ci sono davvero tutti i dispositivi Realme. Poi io vado sul mio, che ora si fa la sincronizzazione dei dati tutte le volte che riapro l'app, e ci mette, diciamo, poco, ecco, e ti dà le informazioni in tempo reale cosa sta, che ha anche l'orologio. Quindi questi ti dice i passi, il tempo, anche qui. Anche ora c'è tutto quasi disattivato perché non ce l'ho al polso. Ecco, la cosa più bella è che ci sono davvero tantissimi quadranti. Se volete vi faccio vedere un po'. Sono davvero tanti e diciamo anche carini, dai, alcuni sono davvero belli. E fatti bene e sono della Realme. Oppure, cosa bellissima, potete vedere l'anteprima di come verrà lo sfondo mettendo una o con una foto proprio. Fate una foto e vi verrà. Per esempio, ora faccio fotocamera, faccio una foto al Realme Watch S, poi confermo, ritaglia foto. E qui si può ingrandire fino al massimo, perché ovviamente nel quadrante non è che ci può stare più di tanto. E ecco l'anteprima, e poi vi fa vedere dove volete metterlo, se in alto o in basso l'orario. E poi fate sincronizzo nel dispositivo, ci metterà non un minuto ma poco meno, e vi metterà effettivamente come sfondo quella immagine. Poi qui ci sono le chiamate, quindi se vi hanno chiamato vi rimane tra le notifiche dell'orologio la chiamata. Poi le notifiche potete attivarle e potete attivare o disattivare, solo mostrare i messaggi solo quando lo schermo è spento. E poi ci sono tutte queste cose, promemoria, sedentarietà, che puoi impostare ogni quanto dirtelo, quindi di alzarti, promemoria, acqua. Io per ora li ho lasciati attivati, però non so se levarli, però sono utili in effetti. Qui ci sono il monitoraggio, quando ti avvisa perché hai o troppo bassa o troppo alta la frequenza cardiaca. Poi controllo e fotocamera, potete attivarlo o disattivarlo. Comando riproduzione musica, potete anche quello da fare, disattivarlo, attivarlo. Trova il telefono, meteo, posizione attuale, poi impostazioni, obiettivo qui, ecco, questo è l'obiettivo, potete mettere, io lascio come era a 8000 passi. Poi c'è queste guida utente, aggiornamento. E basta, poi potete eliminare il dispositivo. Ecco come si presenta la app. Poi c'è allenati ora e c'è questa. Aspettate, si sta buggando tutto, scusate. Ok, è andato via per fortuna. Vabbè, se vedete il volume lì che sembra dell'Apple, però vi ripeto, con iOS non funziona. Io, tra l'altro, ho proprio un Realme 7. E vabbè, l'allenati ora è davvero bello, ti fa vedere gli allenamenti che hai fatto, eccetera. Poi, se non sbaglio, ecco, se tenete premuto potete personalizzare, vabbè, quell'immagine lì. Io ho messo questa qui, per esempio. E poi qui c'è Darth Pidgeot, tra l'altro iscrivetevi a Darth Pidgeot su YouTube. E qui ci sono tutte queste cose, impostazioni e fine. E
Ora, se vi faccio vedere proprio le specifiche dell'orologio sul sito Realme. Eccoci sul sito Realme Watch S, appunto, che ora costa 79,99, a volte è scontato, però io l'ho preso da Amazon e vabbè, potete comprarlo o qui o su Amazon, scegliete voi. E poi ecco le specifiche. Allora, il monitoraggio, la frequenza, ecco lo schermo, è se ovviamente touch, 3,3 cm, quindi 1,3 pollici, e esatto, c'è cioè la luminosità automatica, come avevo detto 15 giorni di autonomia in stand-by, poi monitoraggio, la frequenza cardiaca, 16 modalità di sport, ecco 100 più quadranti personalizzabili, schermo IP68, resistente all'acqua. Poi il design davvero bello, dark e black questo. E come vedete, questo è vero, il monitoraggio in tempo reale, la saturazione, infatti c'è quel sensore perché dietro ci sono i sensori per rilevare ovviamente. Poi 16 modalità di sport sono poche, eccole qui. Qui ci sono, esatto, l'app Realme Link, come vi ho fatto già vedere. Poi ci sono le notifiche, devo dire, sono fatte davvero bene. E sono appunto le notifiche smart. E ecco la funzionalità della camera. Ecco, non c'è il simbolino della camera nera. Magari c'è, però nel mio caso io non ce l'ho. Però vabbè, la stessa cosa, voi premete lì. E vi fa la foto se avete, come vi ho detto prima, il telefono già occupato perché lo tenete in mano. Ecco, come vi ho fatto vedere prima, potete avviare e stoppare la musica sul vostro telefono. E ecco, il monitoraggio del sonno è fatto così, con quella striscia. E poi ci sono Find My Phone. Ecco, questo in basso a destra è il promemoria dell'idratazione, quindi dovete bere. E poi c'è la meditazione, come ho già fatto. Autonomia fino a 15 giorni. La batteria dovrebbe essere da 390 mAh, dove vedete questo resistente all'acqua. Poi i quadranti, poi c'è il rivestimento Gorilla Glass. E vabbè, base di ricarica magnetica. Ecco, testa del pulsante, se vi volete vedere. E comunque la batteria, non so dove, perché non ci sia scritto. Comunque devo dire, molto, cioè, veramente buono come orologio. E soprattutto anche come design è molto bello. I cinturini, sinceramente, credo. Uno sì, sempre nel Realme Store credo si possa comprare perché io per ora ce l'ho nero e non so come si cambi per ora. Però ecco, questo era il video insomma del Realme Watch S. Se volete comprarlo, boh, io ve lo consiglio, cioè perché è davvero buono come orologio, cioè se non volete proprio fare tutto per le funzioni basi di uno smartwatch va bene, dai. Ovviamente non potete paragonarlo a smartwatch che costano 500 o €600, però il prezzo non è alto, non è nemmeno €100, quindi è buono. Quindi io ve lo consiglio. Se volete compratelo, se riesco vi lascio il link in descrizione e quindi aspettiamo che ci siano gli sconti così potete comprarlo. Seguitemi su Twitch. Allora, vi avviso, in questo periodo non sarò molto attivo perché deve finire la scuola ancora e è pieno di verifiche e robe del genere, quindi per ora non sarò molto attivo.
E comunque, seguitemi su Twitch, su dart-pidgeot-official e anche su YouTube. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate like se volete, condividete il video e commentate quello che volete. Quindi vi saluto e spero vi sia stata utile questa recensione. Ciao!